Tra l'altro la maglietta nera col green screen fa schifo, ma mi piacciono le magliette nere, quindi me ne sbatto. Come ho sempre fatto, tra l'altro. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Yu-Gi-Oh! Ho finalmente completato tutti quanti i duelli invertiti della prima serie e ho fatto alcuni di quelli di Yu-Gi-Oh! GX o GX. Ma oggi andiamo avanti con la storia, altri tre duelli, vorrei provare a farne quattro, ma con i tempi che io ci metto a fare un duello sarà molto difficile, però intanto ci proviamo. Eccoci qua, oggi c'è l'incontro con Axel. Questo professore è entrato all'accademia da pochi minuti e già fa il bello e il cattivo tempo. Oggi dobbiamo rifarci gli occhi con una sua invenzione, il BioBand o BioBand. Da ora in poi tutti dovrete indossarne uno. Perché? Perché dobbiamo prendere parte a una serie di duelli survival. Inizieremo con la stessa posizione in classifica, a prescindere dal colore del vostro dormitorio o dal vostro livello. Beh, sì, quella posizione è il nostro livello, quindi vabbè, insomma. Ogni volta che vinceremo un duello, un supercomputer valuterà le nostre caratteristiche e non ci saranno errori. È un supercomputer, quindi ci va bene più o meno. Nel frattempo, Axel Brody catturò Sirius per attirare Jaden in un duello survival. Ma come? Lascialo andare, Axel. Non ci penso. Beh, non ancora per adesso. Il tuo amico mi ha salvato tanto tempo. Invece di cercarti, mi sono seduto qui e ho lasciato che tu venissi da me. Tutto questo per che cosa? Un duello? Bastava chiederlo. Va bene, insomma, Jaden sempre in mezzo ai guai, o meglio, i suoi amici in mezzo ai guai. Lui arriva, combatte e poi se ne va. A differenza di tanti altri eroi che vengono, non fanno nulla e dicono: il mio lavoro qui è finito, ma. Ragazzi, fare questo duello con il deck della storia è impossibile, quindi andrò con un deck base. E per riuscire a batterlo devi pescare le carte giuste al momento giusto e non ce se la fa. Quindi anche peschi le carte giuste, lui ha acceleratore fiammata che ti distruggerà sempre, sempre la carta più forte che hai nel deck ed è Neos. Tra l'altro non mi fa neanche fondere Neos con Scarabeo fiammata, quindi non so perché non me li fa fondere. Boh. Tutti i mostri fuoco. No, no, caro mio, no. Stavolta proprio la cosa più sbagliata contro un deck Pyro, praticamente. Evochiamo grande Angus. Tu sta a vedere che stavolta ci va proprio liscio liscio il duello, eh. L'unica volta che ci andrà liscio. Te lo dico io. Tu guarda se non è come ho detto io. Oh, insetto mangia uomini coperto, ma ancora non lo voglio attivare. Magari evoca un mostro super forte lui, non si sa mai. Ha un mostro signore delle fiamme che ha 2700 punti di attacco e un altro che ne ha 3000, quindi vorrei aspettare. Gioca ancora. Tu guarda, ragazzi, se non ha niente, questo turno lo finisco. Ragazzi, quattro duelli persi con il deck elementale. Va bene, sì, però il senso è quello, ragazzi, sempre che l'ho finito. Sempre che l'ho finito. Guardalo! Non ha nulla! Ma è fatta apposta? Secondo me è fatta apposta. Al diavolo, chi se ne frega. A un certo punto. Oh, ma quattro duelli con il deck elementare, non gli ho fatto nulla. Arrivo col deck della storia, non evoca nulla. Vabbè. Istinto primordiale, che cos'è quell'immagine? È un alligatore? Ad ogni modo, i bioband che ci ha dato quel professore pazzo hanno fatto svenire Jaden, che si risvegliò un po' stordito. Jim lo soccorse. Era preoccupato perché erano queste onde elettromagnetiche che influenzavano il comportamento di certe persone. Eccolo qua, Jim, va col bel coccodrillone, Shirley. Normalmente c'è un equilibrio tra energia positiva e negativa, ma non qui. Forse è per questo che sono svenuto? E come facciamo a riequilibrare di nuovo le cose? Dobbiamo trovare la fonte del problema. Ma questo, quanto tempo è che è scomparso questo? Mo' ricompare? Attenzione, siamo buoni, eh. Ha avuto un incidente durante uno scavo archeologico e hanno dovuto utilizzare un osso di dinosauro per riparare la sua gamba. Ma neanche nei film di fantascienza. È mezzo dinosauro, a quanto pare. Grrr. Devo duellare, ok. Non esiste mai. Che del DNA si sia fuso
grazie a un osso di dinosauro, non esiste mai. Perché per le valvole del cuore. Ah, però è vero, ragazzi, sapete, no? Per le valvole del cuore si usano le valvole del cuore del maiale. Quindi, effettivamente, dato che l'uomo è mezzo maiale, no? Ha anche senso. Oh, questo cos'è Golem? Oh mio Dio, cos'è questo? Golem pezzo grande. Insomma, che co cosa dovrei fare io? Zona catapulta. Attiviamola. Non posso evocare nulla, quindi ciao. Messo un paio di carte coperte, ma boh. Dato che il mio avversario ha un mostro, posso evocare Golem pezzo grande. Perfetto, perfetto. E beh, ragazzi, con 2100 di attacco, insomma, gli facciamo un bel po' di male. Certo, sì, lo so, però almeno iniziamo, no? Però sta fatto solo lui sta giocando. Ah, i mostri tipo dinosauro. Che bello. Beh, io gioco Tifone Spaziale Mistico, così almeno gli distruggiamo questa. Insomma, ragazzi, non è proprio sprecata come carta, se vogliamo, alla fine, Tifone. Per distruggere una carta magia terreno. Siamo ancora al punto di prima. Distruggiamogli il dinosauretto. E completiamo il turno. Ci vorrà un po', ci vorrà un po'. Ah, Triceratopo. Oddio, il Triceratopo. Ok, ragazzi, dunque, posso ancora gestirla, eh? Posso ancora gestirla. E al prossimo turno mi sa che evochiamo Corazza Gaia, eh? Eliminiamo. Pezzo medio? Sì, pezzo medio eliminiamo. Sì. Vuoi attivare l'effetto della carta? No. No. Sì, mi torna in mano, va bene, va bene. No, tranquillo, tranquillo. Evochiamo tramite evocazione speciale Corazza Gaia rimuovendo 1 e 2. Vai. Ora, calma. Ah, guardiano perduto mi servirebbe effettivamente in difesa, ma... Va bene, mettiamo rilascio di roccia coperta. Magari l'attiviamo al turno dopo. E il Triceratopo se ne va. Questa carta l'ho tipo overusata nei miei giorni da duellante. Mamma mia, quanto era bella. Direi di attivare rilascio di roccia. Eccolo qua, Golem pezzo medio. In attacco, ovviamente. Metto in difesa a 0 di difesa. Ok. Usiamo l'effetto di zona catapulta, così non viene distrutto. Golem pezzo piccolo, via proprio. Non lo voglio neanche vedere. Attiviamo il richiamo del posseduto. Oh yeah! Ragazzi, questo duello finisce qui, mi sa. Già. Eccolo qua. Corazza Gaia ritorna. È un po' è una manovra macchinosa quella che ho fatto. Poteva essere fatta in una maniera diversa. Più o meno. Ok, perfetto. Dunque, potrei giocarmela safe, e attaccare con Gaia. Ah, va bene. È fatta comunque. Vabbè, un turno in più di quello che pensavo, ma va bene uguale. Che strano, qualcosa mi ha succhiato la vita. Credo di sapere che cosa sia, è questo Bioband. Potrei giurare che quando il duello si è concluso in qualche modo i Bioband si sono attivati e ci hanno lasciati senza forze. Va bene, io vado a fare un pisolino. Come ti pare? Questi studenti investono tutte le loro energie nei duelli, già lui si sfrega le mani e io sono ben contento di portargliele via. Ecco, il piano malvagio. Testa nelle nuvole. Ma, ok. Quindi svenire è quello che è successo a Jaden, facciamo attenzione. La domanda è perché adesso? Beh, perché Jim ha detto che quella strana energia viene causata dai nostri Bioband. E non possiamo toglierci questi aggeggi. Col tenaglie, crack e via, no?
Wii. Con quale dual disc, tra l'altro? Uno che va in giro con un coso del genere non ispira per niente fiducia. Ad ogni modo, lei dice: Oh, mangia, Marcel, che se no non puoi affrontare duelli. Però attenzione a Adrian. Adien. Ma come cavolo li chiamate? Ma qualcuno che fa un check. Vi costa tanto pagarlo? Adien Gecko. Per quelli che non mi conoscono, sono Adrian. Ah, Adien quindi è il nome di quelli che sono amici. Ah, ok, allora siamo amici. Va bene. Adien però cercava qualcuno con cui duellare. Era Chaz Princeton. Chi sei, il tuo incubo peggiore? Devo dire che mi piace il tuo stile. Io sono il grande Chaz, giustamente. Vabbè, duellate, sì. Fanno discorsi strani, tipo: È arrivato il momento di cambiare stile. Cosa intendi? Io sono il grande Chaz, ma che cosa c'entra? Duellate e basta, no? Fanno discorsi strani questi, io non li capisco. Mamma mia, che carte c'ha questo? Mamma mia. Ok. Le carte Nubiano non mi piacciono per nulla. Tra l'altro, 1000 di difesa, non è che andiamo molto lontano, eh. Ah, però, ha gli Ojama lui. Se pesca le carte giuste degli Ojama, sono cavoli. Catapultala. Bene. La quinta. Ah, ok, la 4 era, non era 5. Vabbè, ho sbagliato. Fregato, Chas, fregato. Non è che cambia molto. Boh. A me ste carte Nubiano mi ispirano poca fiducia. Va bene, riattacca con il mostro. Eccola qua, 2x2. Certo. Oh, attenzione. Chi è questo? Beh, non è granché, ma è qualcosa, è un inizio. Bene. Buono. Attacco debolino, però qualcosina facciamo. Ecco, giustamente, giustamente. Beh, io direi di attivare l'effetto di questa carta, togliere 1000 punti di attacco al mostro, opzione 1 ovviamente, e gli distruggiamo sepoltura prematura. Così, ciao mostricino bello. Cosa? Ha meno di 300 punti d'attacco, vuol dire? Attenzione. Attenzione, evochiamo specialmente il drago Nubiano qui. Che non può essere distrutto in battaglia. E mettiamo un segnalino. Metti un po' il segnalino su di lei. Ne ha due. Ragazzi, dato che era un'evocazione speciale, mettiamo un altro segnalino anche qui. Io direi di attivare l'effetto e distruggere una carta magia o trappola, che dite? Anche questo qui attiviamo l'effetto, no? Questa e questa. Questa. Tre segnalini, ragazzi. Bene. Scarta, 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 scarta. Vabbè, perfetto. Se ha uragano, Giama, Delta. Yeah! Però io attaccherei ora. Cioè, ha giocato in difesa perché? Ah. Di tutte le carte che poteva scartare, quella è l'unica che davvero faceva problemi. Attenzione però, evochiamo Nubiano Nimbus Man e sacrifichiamo uno e due e basta. Cioè, uno e due, basta solamente. No, mettiamola qui. Perché sì, prende 500 di attacco per ogni mostro acqua offerto come tributo. E sì, cioè i segnalini. Però, ragazzi. Oh, ma che goduria. Certo, c'è l'Ojama che ha 1000 di difesa, ma vuoi mettere? Come gli distruggiamo quell'altro? Per Ojama c'è il turno ora. Cioè, adesso. Si fa facile. Interessante, Avocanuvola. Magari a turno dopo. Tanto distruggiamo Giamma Giallo e attacchiamogli.
Questa che ero sicuro che fosse un mostro Jama, ero proprio certo al 100%. Non fa nulla, va bene così. Mettiamo questa in difesa coperta, ovviamente, perché sennò. Che gli facciamo? Ok, va benissimo, va benissimo. Eccolo qua, via. Evocazione per scoperta. Evocazione normale. Così si attiva anche l'effetto di questa qui, ragazzi. Attiviamo l'effetto di questa carta. Vuoi attivare altri effetti a catena? Sì, un'altra polvere qui. Ciclone, polvere e diamanti. Sempre questa. Boia. Boia, ragazzi, che figata. Per liberarmene. Ah, però, questa qui non sarebbe stata male se l'avessi pescata prima. Attacchiamo questa coperta, che era un ogiamo, ovviamente. Figuriamoci, cos'altro. Ai ai ai. Oh, sì! Nubiano Altus, finalmente! Vai, leva tre segnalini nebbia. Da qui, da qui. Da qui. E da qui, vai. A caso, però scartala. Oh yes, battle phase. Uno. Due. E finalmente facciamo danno! Finalmente! Ovviamente in difesa, qua il batuffolo di cotone, le schede, via. Che tu sia maledetto, Charles Princeton. Tu e tutta la tua razza. Finito! Pensi ancora di essere tanto in alto? Perché da qui sembra che sei cascato in basso e hai fallito. Charles, va tutto bene? Cosa pensi? No, non va bene. A quanto pare i bioband si sono attivati. Tutti hanno perso i sensi. Ragazzi, per oggi basta perché non è proprio possibile. L'unica volta che ho perso, tra l'altro, 4 volte di fila era contro Axel Brody. Ma ragazzi, quel deck era improponibile. Ogni eroe elementale che mettevo in campo lui lo distruggeva. Quando ho cambiato deck non ha evocato nulla. Ragazzi, per questo video è tutto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram. Shoutout al membro livello star alla YouTube Start Game. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!